signori? Siamo live? Siamo live. Ladies and gentlemen, welcome to Arte Settima Twitch Championship. Il più grande campionato che si sia mai visto nella nostra storia. Un evento epocale. Molto di più, molto un di evento più epocale. A confronto, la coppa Twitch fa schifo e bere dalle coppe fa schifo. Non mi importa cosa dice il dottor Violet. Siamo qui. Qualunque altra competizione mai fatta fa schifo in confronto a questa. Esattamente. Non importa qualunque cosa dica qualunque altra persona. Io sono il vostro commentatore di protagonista Shakov. Con me c'è il magnifico El Pasco da Puerto Rico. Come sta, signor Pasco Rossi? Come va? In realtà, Shaco, volevo dirti una cosa importante. Io non voglio in questo caso, diciamo, identificarmi nel lottatore portoricano Pasco solo perché abbiamo un nome simile. È chiaramente il gemello. Somigliamo molto, ma siamo due persone diverse. Io sono un commentatore, sono è qui imparziale, con te al tuo fianco. È imparziale, questa cosa mi piace imparziale. Molto, la apprezzo molto. Buonasera, signora Miss Fiallo. Buonasera, spero che vada tutto quanto bene. Spero che sia carica per questa serata di grande spettacolo. Signore e signori, siamo qui riuniti per un motivo molto semplice: per la gloria. Siamo qui riuniti per coronare il primo campione Arte Settima, la cintura Arte Settima Championship, che potete vedere in questo momento lo schermo bianco e nero. Prestigio, anima e oscurità unite in un'unica veste, un unico tassello fatto di pelle di coccodrillo morto. Siamo qui riuniti per coronare il primo campione Arte Settima e vi spiego come succederà. Ho programmato 6 lottatori, 6 campioni, 6 protagonisti della nostra grandissima organizzazione Arte Settima e sono qui riuniti in questa arena per lottare per la cintura. Funzionerà in questo modo. Sono 6 lottatori. 3 alla volta lotteranno in un match ladder per raggiungere la valigetta e ottenere la possibilità di andare a una finale. La finale sarà disputata tra i 2 vincitori dei 2 triple threat e sarà uno scontro 1 ad 1. Mono e mono, singolo, nessuna squalifica. Tutto ciò. Nessuno cazzo di squalifica. Nessuna squalifica. Ma con onore. L'onore di vincere la cintura Arte Settima. Io un giorno, se veramente un giorno avremo i soldi, la faccio creare per davvero. Come loro sentono la musica che noi sentiamo? Credo di sì, sì. Il gioco dovrebbe esserci comunque l'audio. Scusatemi se mi muovo. Fateci sapere se voi sentite io questa musica. Io purtroppo in questo triunfale. Momento mi sto mostrando il retto della mia testa, mi dispiace. Sì, sì, si sente, si sente. È arrivato anche il dottor Violaz. Siete il senso della mia vita. No! Il senso della tua vita deve essere l'Arte Settima Championship. Signori, il senso della tua vita deve essere la tua vita stessa, Andre. Esattamente, esattamente. Non ci disuniamo, ragazzi, non ci disuniamo. Solo dopo il lottatore che ti stiamo per presentare. Io direi che possiamo iniziare dal primo triple threat. E sì, io direi iniziare la presentazione. Possiamo iniziare. A chat, fateci sapere se voi sentite la musica e l'audio del gioco. Credo che lo sentano, perché vedo comunque l'impostazione che va su, quindi penso che si veda. Non credo che sia troppo forte. Ma adesso sono fuori fuoco perché grazie. Un attimino. Credo che va tutto bene, sì. Al massimo alzo un pochettino il volume, dai. A posto entrambi. Grazie Marti D'Antonio. Come va? Spero tutto quanto bene. Benone. Marti, grande. Io direi che possiamo iniziare. Troppo. E sono carico. Ora lo so che tu sei il nostro commentatore imparziale. Ma io vorrei iniziare con te. Vi accompagnerò, ragazzi. Io vorrei iniziare con te. Cioè, proprio controllando il tuo personaggio. Voglio farlo arrivare nella finale. Voglio farlo. Ancora, ciao, non è Albrecht. Il mio personaggio, da tanto che non ci è mio fratello. Il tuo fratello, il tuo campione. Diciamo che è mio fratello, cioè, scommesso un attimino la schedina sopra. Io direi che è ora di puntare tutto su El Pasco. Ah, cazzo, ci sta il simbolo Arte Settima in mezzo. Grazie per l'abbonamento. Guazzabuglio, magnifico, grazie mille, grazie mille, dottor Violaz. El Pasco è qui con noi, allora. Signori. Purtroppo è un attimo coperto dal logo, ma lo vedrete meglio durante la lotta. Chiaramente qua in mezzo stanno anche altri personaggi miei. Io direi, facciamo una bella cosa. Vediamo chi è il primo che arriva, casualmente. Dottor Violaz! Dottor Violaz, benvenuto nella notte. Sei con noi.
E l'altro personaggio che inseriremo all'interno della lotta è Tommy Boy! Tommy Boy! In che arena andiamo? Che arena andiamo? Questa è una squadra, signori? Giusto, questa è la prima squadra. È il primo triple threat ladder match. E io direi che possiamo farlo iniziare direttamente a WrestleMania. Cioè, non perdiamo. Solo uno di questi tre arriverà in finale. Solo uno dei tre sarà il nostro. È un po' inaspettato questo, devo dirtelo, Sciaco, perché io due di questi li avevo pronosticati in finale, quindi... Sono purtroppo alcuni dei personaggi più forti che abbiamo, è un roster ricchissimo, ricco di personaggi stupendi e di lottatori fantastici, ma soltanto uno avrà il diritto di lottare nella finale per la 7ª Championship. Vorrei essere mio fratello. Beh, sarò io tuo fratello. Oh, tutto pronto. Tutto ciò è bellissimo. Dottor Vylas, sei pronto a unirti alla lotta? Signore e signori, devo fare una cosa pure. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! You are ready for this? Non so se è chiaro che io tipo sto carico, che ho avuto un attimo... Questa idea della minchia nel weekend, adesso sto tipo gasato che la stiamo facendo, che fa ridere. Mi rovinerò la gola, già lo so. Benvenuti signori e signori, WrestleMania incredibile! Direttamente da Danzica! Ed eccolo! Il Pasco del Puerto Rico, il Pasco! Signori. Con la sua magnifica, col suo magnifico bastone! E con i peli del petto a mo' di stella viene camminando con lo swag, con il drip lungo la passerella di Orlando, Florida. Signori, la camminata, ragazzi. Guarda lo stile. Ti giuro, la camicia l'ho presa da una tua storia su Instagram. Ti giuro, sono andato e l'ho ricreata. Ti giuro. Creato tu. Sì. Ciao Francesca, benvenuta. Ancora auguri. Guardalo. È carico, è pronto. Che serata, il pubblico invisibilio. Standing ovation. È pronto, è carico. Lo potete vedere. Cos'ha il gomito? Una ferita? Ah. Chiaramente deve proteggersi. Sai com'è? Incidenti che capitano costantemente. Il gomito del tennista. Signori, in piedi. Chi è? Proprio lui, il laureato, il dottore. Il dottor Vylas. Woo! Signore, è bellissimo. È bellissimo. Il pubblico è polarizzato sul dottor Vylas. Alcuni lo amano, alcuni lo odiano. Chiaramente potete vedere con la corona del dottor laureato. È un attimo un'opera d'arte che cammina. E lo sa, sente, e lo sente. Figo, si sente molto figo. Si sente abbastanza figo. Sente il re del mondo. Ma si toglierà il mantello per lottare? Assolutamente sì. Ah, infatti stava andando a dare la mano al pubblico e ha fatto... Ops. Oh, ha fatto... lui è chiaramente un villain. E ha chiaramente... chiaramente un heel, sì. Ha anche promesso che se vincerà la cintura della 7ª, la scioglierà e creerà una coppa. Perché i drink in coppa sono meglio dei drink che non sono in coppa. Addirittura con la musica di 2001 di Stereo nello spazio. E also Sprach Zarathustra. È assolutamente quella. Si va la reata Tommy Boy, ragazzi! No! È proprio lui! No! Dall'arena di WrestleMania ci voleva la cavolo di... C'avevo la macchina, l'arena di WrestleMania mi ha tolta. No! Tommy Muoio! Boy, incredibile, ragazzi. Abbiamo messo la macchina, Tommy non Boy, è giusto! La sua piuma, ciao. Il suo stile, il suo ciao capelli. Edo, abbasso il drink in coppa! Aspetta che toccherà a te dopo! Mamma mia! Sta cosa spoiler, è bellissima comunque! E lui sta carico, si vede! Tommy Boy! Chiaramente con i suoi 2,12 metri di altezza! È venuto qui con noi ed è pronto. Potete vedere, i suoi capelli sono lunghi. C'è un passato tra Vylas e Tommy Boy. Un passato di violenze domestiche, un matrimonio difficile. È un passato odi et amo, come diceva Catullo. Ex partner tag team, ex figli, fratelli,
marito e moglie, ora in un angolo opposto all'altro, rivali a WrestleMania per l'Arte Settima Championship. Signori, avete visto le scale? Oh, un tatuaggio nuovo del Pasco sulla schiena. Un tatuaggio particolare, voglio vedere se lo noti. Attenzione, potete Pasco, notare, Pasco immediatamente notare, va contro Tommy Boy. Mentre invece il Dottor Violet immediatamente si butta. Oh, e si butta sotto la scala! Ed è già morto. Attenzione, Tommy Boy con i suoi 2 metri d'altezza se la gode, se la vanta. Attenzione, Pasco, un attimo, sta messo male. Ma dove vai? Ah, se la prende con il Dottor Violet invece. No, invece no. Torna da Tommy Boy. Tommy Boy immediatamente Tommy Boy dentro al ring e lo lancia contro le corde. Evita il dropkick. Lo cosa prende sta da dietro Tommy Boy. Shaco, cosa sta facendo Tommy Boy? Incredibile. Si è preso un'ammazzata incredibile. Soprattutto cosa sta facendo il Dottor Violet, che va a prendere un'altra scala invece di partecipare alla lotta. Decide chiaramente mettere un'altra scala nel ring. Chiaramente il Dottor Violet intende soltanto Pasco salire. Tommy vuole Boy raggiungere corde, poi la si sua butta coppa, a la scala, sua cintura e si prende la scala in faccia. Aia, Tommy Boy ritorna. Ma c'è un altro. La testata viene riconvertita in una gomitata e poi in un calcio in faccia. Attenzione, bicycle pump kick da parte di Tommy Boy. E come al solito è la persona più in alto di tutti quanti sul ring. Oh, attenzione, lo prende da dietro. Lo chiamano l'abbraccio dell'amoroso bolognese. E lo rifà di nuovo. Attenzione, chiaramente cerca di sfiancare gli addomi, mentre Dottor Violet ignora l'amore e sale verso la cintura. Dottor Violet sale verso la valigetta. Attenzione, Tommy Boy lo prende. Electro Incerto, oh mio Dio, Electro Incerto, oh, spettacolare, il danno e la testata da parte di un redivivo Pasco. Però invece di approfittarne, sta facendo Pasco. Attenzione, Pasco dalla terza corda. Oh no, l'ha preso. Tommy Boy lo prepara. Un pugno in faccia. Ma attenzione a Violet. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Orra carrana. E Pasco è in mezzo alla scala. E fa male. E fa male. Nella scala. Attenzione, Violet contro Tommy Boy. Può farsi uno da qualche parte. La Irish Whip. Tenta il calcio. Lo evita. Prova a combattere. Vediamo Violet. Violet con i suoi magnifici stivali greco-romani. Incredibile, Tommy Boy. E poi prova a salire la scala. Ma Pasco? Pasco sta dietro, che vuole mostrare al pubblico il suo tatuaggio Umberto Tommy Boy. Violet si è bloccato. Cosa sta succedendo adesso? Credo che sta avendo una crisi esistenziale. Credo che sta pensando all'ultima scena di Mr. Nobody ed è rimasto male. Attenzione, no, si è risvegliato. Inverted Suplex. Il Pasco aveva qualcosa da dire a Tommy Boy. No, attenzione perché il Pasco attenzione, ora attenzione. Deve assolutamente buttare dalla scala Dottor Violet. Invece sale sulla scala. Sarà sta una lotta sulla scala. Oh, Lomena. Oh mio Dio, oh mio Dio, addosso Tommy Boy. Addosso Tommy Boy. E ora va per la scala, e ora va per la valigetta. Tommy Boy cerca di spingere giù. Cerca di spingerlo giù, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh no. Il danno alla schiena è incredibile. Pensavo che non avrei tifato, ma chiaramente sto tifando Pasco. Non ce l'ha fatta in tempo, non ce l'ha fatta in tempo. Oh, attenzione, perché Violet si scatta contro Tommy Boy per una serie di pugni. Oh, la chiamavano la mano di Dio. L'ho sentito pure io. La chiamavano la mano di Dio, signori. E infatti Violet si gode l'adulazione del pubblico. E tanto Pasco si rialza dal suo sonno. Non si rialza, non si rialza. Vabbè, attenzione, si rialza con una capriola. Si rialza con un backflip. Urra carrana! Incredibile il Pasco. Da dove ha tirato fuori? Scivola. Attenzione, Pasco scivola. No, ma cosa sta combinando? Il pugno. Il Pasco attenzione. È oh no, pugna. Un altro calcio da dietro. Mossa scorretta da parte di Violet. Mio Dio. Mio Dio. A ricaricarsi. Attenzione, Violet suplex. Proprio di classe, la tecnica incredibile del Dottor Violet non può essere negata. Possiamo negare qualsiasi cosa. Sciacco. Il che suo sport gusto incredibile. Oh, e ora Violet ti va a prendere. Nel momento migliore non c'è niente di meglio. Del... Attenzione, bisogna immaginare Violet felice. Violet con una valigetta. E Pasco devi stare nel ring. Pasco può fare qualcosa a riguardo, ma attenzione. Attenzione, gli schiaffi sul culetto. Gli schiaffi sul culetto. E Tommy Boy l'ha preso. Oh no, un altro electric chair drop. Oh mio Dio. Ma ecco che Pasco ritorna all'avanzata. Oh no,
Inverte la mossa. Boom. Discus clothesline. Magnifica, fantastica. Attenzione, Pasco dalla terza corda su Tommy Boy. Oh no, evita l'elbow drop. Mio Dio, che lotta, signori. Oh, un altro calcio in faccia da parte di Tommy Boy. E il Pasco al momento è solo nel mezzo. Pasco che ha il petto tutto arancione comunque. Al momento quello messo meglio è Violet. Attenzione però, Snapper, Snapper takedown con una bella testata. Oh no, invertita in una gomitata da parte di Tommy Boy. E inverte anche il calcio. Attenzione, il Pasco Powerbomb. Oh mio Dio, è tornato in piedi. Come ha fatto a tornare in piedi? Non ne ho idea. È tornato in piedi immediatamente. Vai lati come al solito, lo sciacalla. Attenzione, vai lati, sciacalla. Sciacalla, vai lati. Oh no, oh no, 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 no. Da dietro, da dietro. Oh mio Dio, un'altra powerbomb ai danni del Pasco. Rivediamo dal replay. Powerbomb fuori dal ring. Ma ritorniamo nell'azione. Al momento sul ring. Vai lati e da solo. Non si rialza più da sta cosa. Vediamo. Vediamo se invece Tommy Boy riuscirà a fermare Violet. Ci riesce. Ha smesso di prendere la valigetta e va invece. Pasco, dai! Affronta il suo ex rivale. Riusciranno a recuperare? Riusciranno. Attenzione. La rivalità che va avanti da anni. Violet contro Tommy Boy. Pasco inizia a muoversi lentamente. Oh no, l'ha buttato giù. L'ha buttato giù. Attenzione a Violet, però c'è Pasco. Pasco non è tornato. Gliela fa passare liscia. E butta giù la scala. Butta giù la scala. E un altro electric chair. Butta giù Violet. Mio Dio. Comunque rimane quello che ha meno danni. Questo la va a prendere con Tommy. Attenzione. Gut-wrench suplex. Gut-wrench suplex. Suplex. Hasta la vista Tommy Boy. Attenzione. Dalla terza corda. Frog splash da parte di Pasco. Frog splash. Frog splash. Rivediamo la Pasco splash. Mio Dio. Tommy Boy lo vanno a recuperare. Mio Dio. Birmania. Sono abbastanza sicuro che quest'uomo non avrà più un addome domani. Mio Dio! No, non consiglierei livello, di essere investito da... Un livello di violenza che non si vedeva da tempi immani. Mio Dio! E sale verso la valigetta il nostro signor Pasco. Attenzione! Tacche, attenzione! Ce l'ha quasi lì, fatta! Vai lì, ce l'ha quasi vai fatta! Ce l'ha fatta! Oh mio Dio, l'ha presa! E il Pasco! E il Pasco prende la valigetta! Mio Dio! Mio Dio! Back on, back on. Mio Dio. Mio Dio. E qui io lo davo per spacciato. È stato un colpo durissimo contro il suo collo. Rivediamo. Ha trovato la forza nel tatuaggio di Umberto. Ha trovato la forza da dove era necessario. Una frog splash da manuale. Da manuale. E riesce a prenderlo. Tommy Boy, 33 anni. Tommy Boy vince premio per miglior outfit. Dottor Violet. Sono abbastanza sicuro che il Dottor Violet e Tommy Boy non hanno finito la loro lotta. Non hanno finito. E io direi, ti faccio una proposta. Visto che questo match è stato relativamente breve, io farei un attimo un match tra i due. Visto che sono un attimo il general manager, posso entrare e dire: hey, voi due, adesso fate una lotta tra voi due. Io voglio vedere, no, adesso Tommy facciamo, Boy. Prima facciamo. Facciamo prima l'altro? Un triple con gli altri tre, sì. Ok, è giusto perché voglio finire con la finale. Però così facciamo più tempo, va bene. Se è così, ritorniamo a WrestleMania e portiamo avanti gli altri personaggi. Facciamo scegliere magari al pubblico i prossimi contenuti. Ok, giusto, cioè, ok, voglio far scegliere al pubblico questa. Ditemi adesso. Quale personaggio devo controllare? Ma fatica, vai. Quale personaggio devo controllare? Sarò Shakov, il popolare Shakov. Sarò Cap the White, il nostro alter ego del nostro Cap Bianco. Oppure Edo Naruto, il nostro Edoardo. Ditemi tutti, lascio decidere alla chat che io voglio vedere. Dottor Violet chiede Shaco. Vediamo, vediamo. Voglio sentire altri pareri. Vediamo, vediamo, sì, vediamo. Sì, anche secondo me devi controllare Shaco. Cioè, non... E io lo farei proprio per da manuale.
Juno e Malgeri non sono ancora stati creati, sono in NXT ancora, sono un attimo a... Cazzo, quale pellice. Devo avere più tempo. Ragazzi, torniamo anche tra 2 settimane, lo facciamo di nuovo, non mi interessa. Ragazzi, io vado con Shaco, l'ha detto anche Edo. Se lo dice anche Edo, Naruto, mi fido. Con la musica di Batista in sottofondo, fantastica. Chiaramente un attimo con i capelli come si deve. Da una parte Cap the White, il bianco. Dall'altra Edo Naruto. Ragazzi, siamo pronti. Oh, perché non parte? Ah, devo confermare, va bene. Fa niente. Io mi sto già distruggendo la gola, porca miseria. Puoi darmi il tuo pronostico, carissimo Vasco? Cosa ne pensi? Sicuramente una gara tra Capo e Shaco, anche se il sindaco potrebbe sorprendere. Il sindaco è una possibilità, il sindaco di Baltelli Napoli, ricordiamolo. Perché il sindaco parte underdog comunque. Voglio sottolineare poi che abbiamo nel match 2 high flyer, da una parte Shaco e dall'altra il nostro Edo Naruto, e dall'altra Captain White è il nostro brawler, è il nostro western, è l'uomo con le nocche dure come il suo cuore. Siamo qui, secondo semifinale, siamo di nuovo incredibile. Oh, guardatelo come entra con la sua neckbeard, mamma mia. Direttamente dalla Polonia, il polacco pazzo, non ha niente in testa, lui è Shaco. Non ha niente da perdere, ha perso i capelli, non ha più niente da perdere. Non ha più niente da perdere. In un certo senso, Shaco ha forse una voglia di conquistare questa cintura che viene da dentro. Capitano America. È come se l'avesse creata lui stessa la cintura. È pronto, è prontissimo. Il tatuaggio dello scorpione. Lo scorpione. Perché il morso velenoso dello scorpione è il tutto loro. Signori, signori. Innanzitutto ringraziamo anche il cameraman per questa bellissima inquadratura a 180 gradi. Entra nel ring con un certo entusiasmo e sale verso la terza corda e si va a scaccolare. Si scaccola il naso, perfetto, signori. Si scaccola il naso. È così, e va così. Stanno meno 4 vodka. Gradi a freddo. C'ha la giacchetta. Sto di vodka e si va sul ring. Shaco. Probabile che si sia già fatto un po' di vodka. È pronto, è pronto. Signori, silenzio. Proprio quello, il suono che preannuncia l'arrivo del capo. Sta arrivando. Sta arrivando. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questo è bellissimo, devo dire. Eccolo! L'altro scorpione. Hanno paura del capo. Lo scorpione superiore. Un uomo saggio diceva: western. Il punto più a west del western. Lì che trovi il capo. Mio Dio. Si dice: la fine del sentiero. Questo è quello che succede quando un uomo senza capelli incontra un uomo con la pistola. E l'uomo senza capelli scava, ma riuscirà a scavare fino in fondo nel suo cuore per trovare la vittoria? Restate con noi, signori e signori, per vederlo. Il match inizia tra pochissimo. Mio Dio. Se la prende comoda, se la prende comoda. Completamente pazzo. Guardate quanto cammina lentamente, ci sta mettendo 10 minuti. In realtà ci mette esattamente quanto gli altri che hanno corso, però lui cammina lentissimo, non si sa come cazzo fa. Un attimo, le ginocchia sono quelle che sono, purtroppo. Le sue arti marziali lo hanno dotato di doni strepitosi, ma ahimè hanno anche accorciato la sua carriera. Potenzialmente questa potrebbe essere l'ultima occasione di Cap the White per arrivare alla cintura arte settima. Riuscirà a coronare il suo sogno o dovrà dirne addio? Sembra sicuramente concentrato, Shaco. Signori, il mio cuore veramente non può reggere la tensione. Non so se ce la farò. Bella questa inquadratura con questa musica. Dove viene questa canzone? È quella di Undertaker, è tutta l'entrata sua. Na na na. Oh, 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 you should know me! È lui! L'assessore! O lo avete eletto, oppure vi ha eletto lui! Se non è l'eletto, se non l'avete
avete letto? Lui è l'eletto. Mio Dio. L'uomo che non ha paura dell'epilessia. Signore. Io voglio una reazione. Questo cappuccio. È un po' alien. Lo potete vedere. I risvolti più verdi per ricordare il villaggio della foglia. La stella di Naruto imposta sopra la sua schiena. Entra nel ring con un certo laissez-faire, con un certo swag. Arriva, guarda tutti i membri del pubblico e dice: voi dovete guardare Naruto, voi dovete leggere i miei articoli su Naruto. Non so se è chiaro. È convinto di quello che deve fare. È pronto. È proprio quello che ha pensato, detto, espresso. Ci sono assessore. Ci sono 10 volte il numero dei persone all'interno della sua cittadina, il del sindaco. Cosa di spettacolare, signori. Shakov, Cap, Edo. Signori, wow. Tutto pronto. Sono tutti uguali. Oh! E Cap immediatamente mette giù calcio Shakov. Su Shakov. Attenzione Shakov, l'atletica, mio Dio. Poi calcio nelle palle, poi calcio, poi e lo sgambetta pure. E se la prende invece con Edo Naruto, attenzione, hai il colpo alle orecchie. Un altro calcio, evitato. Sul ginocchio. Un altro calcio, evitato, mio Dio. Gli risponde. Oh mio Dio, mossa, contromossa. Stiamo vedendo una partita di scacchi giocata con i piedi, signori. Un altro calcio alla schiena e scende giù con gli stinchi. Attenzione, le mosse di Bruce Lee da parte di Cap con i suoi stivali. Mamma mia, Cap. Cap, esperto d'arti marziali. Di precisione. Cap sistema la testa di Shaco e gli dà un calcione sulla spalla. Deadlift back suplex. Oh mio Dio. Edo se la prende comoda nell'angolo. Attenzione, elbow drop. Elbow drop. Boom, è tre di fila. Sai contare? E Shaco se la prende comoda. Sindaco. Se la prende comoda. E attenzione, attenzione invece prende una scala Shaco da un punto nuovo. Ha preso un'altra e scala. Ora ci sono tre scale. Aspetta, volevo fare un'altra cosa. Vabbè, e picchiare i commentatori. No, aspetta. Vabbè, questo non vince subito, vero? Non la vince subito. No. Mettiamo un bel ponte, una bella scala ponte. E Cap, mi sa che qua è dove cadi. Wop! Ecco, un'altra takedown per il nostro Edo. L'assessore viene preso, buttato sopra la scala. Che male. Attenzione. Oh my god, Shaco. Shaco, è pronto. Oh mio Dio. Ed è in piedi, signori. Miracolo. Northern Light Suplex. Attenzione, lo continua. Date bagno. Mio Dio. Oddio, non ho mai visto niente di simile. Un livello di atletica, un livello di performance agonistica incredibile. C'hai soldi in testa, va sempre là per la valigetta. Cap sa chiaramente cosa deve fare per vincere questa battaglia. Attenzione, entrano entrambi. Cap cade. Con una powerbomb. Un po' il sindaco che gli dà addosso. Poi il sindaco, ritorna Shaco. Il sindaco torna su Shakov e adesso è tra loro due la lotta. Oh mio Dio. Stiamo vedendo una lotta incredibile e Shakov partito con buoni propositi, ma non sembrano essersi materializzati. Oh mio Dio. Mio Dio. Ma Shakov torna. Attenzione, anche il sindaco sulla... Oh mio Dio! Sindaco sulla terza corda. Cap si muove, evita l'attacco. Lo tira su Freestock Lariat. Mio Dio. È un bulldog per cercare di rompergli la schiena. Questa ha fatto male. Oh mio Dio, no. L'assessore dietro. L'assessore da dietro. Evita la mossa. Ancora una volta. Vabbè, così andiamo avanti all'infinito. Però scusatemi. Va bene. Trapigli un attimo. Sì, va bene. Perché vado lì? Non ho capito sta mossa. Ok, dall'angolo. Non ha preso nessuno. Shakov, che cazzo combini? Shakov, cosa sta facendo Shakov? Non l'ho capito, non l'ha capito manco lui. Si mette a fare capriole, va bene così. Attenzione, da dietro! Salita del Sol! Ricordiamo che il ladder match non richiede
uno schienamento o una sottomissione per poter essere vinto. Quindi di conseguenza questi lottatori stanno lottando per farsi male e per guadagnare più tempo possibile per poter andare avanti nella lotta. Attenzione, Shaco viene battuto contro le corde, spinto. È un gomito in faccia sul naso dell'assessore e Shaco si carica. Attenzione, Mushroom Stomp sul petto, un altro calcio. Mushroom Frog non gira su. Jawbreaker da parte dell'assessore. E l'assessore lo butta fuori dal ring insieme alla scala. Hasta la vista, Shaco. Con un'aggiunta di danni con la scala buttata fuori dal ring. Chiaramente era più importante mettere KO l'avversario. Attenzione con la scala! Lo evita! Un altro tiro. E la sopravvivenza è più forte. E al momento il più forte è il naso di Shaco rispetto a quello dell'avversario. Ma attenzione, Shaco! Vola e si fa male, va bene. Dobbiamo farla finita questa storia. E Cap prepara, si prepara, che cosa fa? Cosa fa? Corre contro la Shaco e lo evita, lo manca, va bene. È più successa sta cosa. Va bene, ma facciamo finita con questi salti della Madonna. Non so se è chiaro. Eppure Shaco si unisce e si fa male. Ma porca miseria. Stanno in quattro a buttarsi in faccia. Cap nel frattempo tira ginocchiate come se fosse all'Eurospar. Non ho capito. Salve. Disturbo. Spike Huracanrana! Spike Huracanrana per metterlo KO. O meglio dovrei dire KO. Attenzione, German Suplex. Mantiene il controllo del polso. E Wristlock Lariat! Mio Dio, signori. Shaco ha preso un attimo il vantaggio in questa lotta. E sale sulla scala. Attenzione. Potrebbe essere la fine. Oppure no. Sale. Oh mio Dio, oh mio Dio. In due. In due. Oh, non funziona. Oh, ha sacrificato tutto. Ha sacrificato tutto. Oh mio Dio, Archeo! Archeo da parte di Edo Naruto. E diventa una power bomb. Signori, signori, non credo di aver mai visto niente. Shaco va per la gloria. Shaco va per la gloria. La mano sulla valigetta. Attenzione. Ma c'è ancora metà. Oh, attenzione, 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 vicino. E non c'è nessuno per fermarlo, non c'è nessuno per fermarlo. Ha vinto Shaco. Guarda, quasi non volevo farlo. Vedibile. Vedibile, avevo capito come andava la fiera. Dall'alto della sua alopecia. Non c'è gloria per nessuno. E invece, decisione esecutiva. Siccome siamo a mezz'ora di un'ora e mezza di stream, e Cap le ha prese basta in tutti a mezz'ora, io direi questo Fatal 4-Way Singles Match. Vediamo il momento della vittoria. Esattamente, lo vediamo. Alza la sua valigetta. La alza al cielo. Money in the Bank. Capelli in the Bank. Magnifico, signori, signori. Tutto ciò è strepitoso. Ha vinto lo spot. Ma io faccio una proposta a questo punto. Ripescaggio. I quattro slottano tra di loro in un normale Fatal 4-Way e vediamo chi la spunta. Io voglio vedere un'altra persona all'interno di quella finale. Voglio vedere un'altra persona. Ora devo decidere chi interpretare. Se il Dottor Violet, Cap the White o Edo Naruto. O il Pasqua. Volevo decidere a... No, il Pasqua è già andato in finale. Ok. Devo decidere alla chat o alla... Sì, chat, ditemi voi. Chi è che... Con chi controlla adesso con il match a 4? Controlliamo Cap? Controlliamo il Dottor Violaz? Controlliamo Edo Naruto? O controlliamo... Forse controlliamo Tommy Mr. Boy! Tommy Boy! Ditemi voi, io aspetto dalla chat, signori. Aspetto dalla chat, guardo da oltre lo schermo, guardo oltre l'ostacolo, oltre il cuore. Io voglio vedere veramente da questa chat. Vai con Dustin Hoffman, il laureato. Dove cazzo è il laureato? Cioè, dove hai visto il laureato? Non lo so. Ma magari potessi giocare con il laureato Hoffman. È Violet, Dr. Violet. Dr. Violet dice Tommy Boy. Dottor Violet dice Tommy Boy. Voglio sapere da chi. Dustin Hoffman.
Tommy Boy è palesemente scarso. Giovane. Dottor Violet ha sbattato Tommy Boy. Il tizio con la corona. Ah, quindi Dottor Violet. Ok. Cosa mi dice invece Edo? Cosa mi dice Misfi? Ditemi la vostra, ditemi la vostra. Io sono qua con voi. Io vedo due voti per Tommy Boy, eh. Vedo due voti per Tommy Boy. È un altro voto per Tommy Boy ed è Tommy Boy. Io credo che sia Tommy Boy, eh. Non lo so. Tizio con la corona è... sono io. Non sei tu, è un altro momento di gloria. Un altro personaggio. Marty Danto. Magari. Attenta a chiamarmi tizio. Guarda, giusto per questo ti devo fare il culo. No, vai avanti, quanto cazzo è permaloso. Comunque stavo scherzando io, invece, Shaco, io non sono permaloso. Ma lo so, infatti. Shaco pensava mi sarei offeso per come mi ha fatto il personaggio. Onestamente io ho pensato perché ho fatto il tatuaggio coi peli a stella. Ah, sì, cazzo. Comunque se vedete invece, altri personaggi in mezzo... Il tatuaggio dietro che c'è scritto? No, c'è sulla schiena il mio personaggio. C'è scritto Umberto TBB. No, non ci credo, volevo scoprirlo da solo. Ho cercato di dirlo, ma non ho spiegato per bene. E quindi questi quattro tornano. Io però mi assicuro di mettere a SmackDown in modo tale da mostrare anche l'ingresso di Tommy Boy come si deve. È un single match normale? Sì, via. Guardateli, signori, che protagonisti. Il dottor Vance. Non è un match normale. Il dottor Violet che tiene il suo drink in coppa immaginario. Tommy Boy! Tommy Boy! Tommy Boy! Cap! Tenebroso ma possente. E Edo Naruto, che ha il potere del dio e degli anime dalla sua parte. Signori? Viva la razza! Guardate la macchina, signori, lo stile di quest'uomo, lo stile, buon Dio, non bisogna camminare nemmeno 50 metri, si prende l'Airbnb proprio sopra dove facciamo il festival, Tommy Boy, preparato per questo match, una bella vendemmia, come piace la macchina adesso gli attogono perché è in sosta vietata, vai! Vendemmia. Da Lisbona, dal Portogallo, il signore alto 6,40 metri con un peso specifico di 3 grammi, credo. Qualcosa di spettacolare. La leggenda narra con la sua giacca fatta esattamente sul confine tra la Lombardia e il Piemonte. È qualcosa di spettacolare, signori. È l'uomo che è sopravvissuto 3 volte al Covid perché l'ha ucciso con lo stile. E si vede lo stile, si sente proprio la presenza magnetica, signore. Sta dicendo io sono positivo. C'è un motivo se lui è a capo della grandissima redazione di Cine Battiamo, perché adesso Cine Battiamo. Invece si oscurano i toni. Il sentiero della prateria si fa sempre più sabbioso e oscuro, perché il cap è arrivato. Il cap. Tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame Cowboy. Mio Dio, signori, mio Dio. Fa troppo caldo qua. Cioè, anche la giacca wrestling, lo guardavo solo per questo, per esattamente, ma è, cioè se tu ci pensi il wrestling è sentato che anime ma nella vita reale, nel senso che io sono personaggi più grandi di quello che sono, più grandi della realtà. Cioè Undertaker era qualcosa di mistico ed era vivo ed era palpabile, è qualcosa di spettacolare. E tu dici, in quale altro medium sei in grado di fare una cosa simile? Non puoi farlo, forse a teatro, wrestling a teatro, e danza e teatro e tutto quanto insieme, ma è soprattutto... Forse Shakespeare poteva concepire un personaggio come il Cap, ma solo Shakespeare, che altrimenti ce lo dobbiamo godere noi, i suoi contemporanei. Abbiamo questa fortuna, signori, viviamo nell'epoca del Cap. Il Cap
governa la luce. Vedevi l'epoca il cap del cap. Governa la vostra anima. Il cap governa Twitch. Davide, io spero veramente che tipo domani ti vedi tutto quanto e te la ridi per bene. Perché il cap non sta vedendo la live adesso, assurdo. Credo che non c'è, credo che non c'è, quindi no. Ma signori, l'altro momento di riverenza. L'altro personaggio bagnato dalla luce, bagnato dalle scintille di una civiltà che non c'è più. L'uomo Medusa. L'uomo che menava con la mano di Dio. Lo chiamavano Mr. Nobody Gives a Fuck. Lo chiamavano Tarkovsky. Lo chiamavano il signor Wong Kar-wai 24 ore su 24. Lui è l'equivalente umano di un drinking cup. Lui è l'unico personaggio in grado di entrare nel ring senza scappare. Se Hegel fosse cresciuto a Libertà, quartiere di Bari, e se Hegel avesse deciso di combattere nella WWE Arte Settima, e con noi staremo vedendo Hegel. Ma non stiamo vedendo Hegel, signori. Stiamo vedendo Dr. Vile. È meglio. Se Hegel fosse nato a Libertà, sta cosa mi ammazza. C'è un wrestler che dovete assolutamente votare. Edo. Far votare dai vostri amici. L'eletto. L'unico uomo in grado di vincere con il potere di degli anime e di Dio da sua parte. L'uomo che dicevano che era in grado di completare tutto Pokémon Rosso nel giro di 2 minuti, battendo anche Snyder. L'uomo in grado di bere qualsiasi gin tonic e mandarlo giù come se fosse acqua liscia. L'uomo che si è scopato la sorella di Tommy Boy e ha postato tutto sui suoi OnlyFans, perché ricordiamo il sindaco. L'uomo più seguito su OnlyFans è il wrestler. Mi raccomando, seguite il canale at OnlySindaco, dove potete trovare il nostro Edo. Fa sindaco e sindaco. Non ce la faccio più. Oh mio Dio. Bisogna immaginare Naruto felice, signori. Bisogna immaginare Naruto con la cintura. Ma bisogna immaginare. Vediamo cosa succederà. Io ho un sogno. Oh mio Dio! Non lo dirò. Immediatamente una spear dai danni riparati. La rivalità tra Tommy Boy e Dr. Violet è ancora viva. Attenzione, entrambi. Lanciato oltre le corde Tommy Boy. 2 metri d'uomo lanciati così. La differenza in termini di altezza è imbarazzante, ma lo si vede soprattutto per via delle lunghe gambe di Tommy Boy, usate in questo momento per un pelle kick. Attenzione, trasformato anche Chainbreaker e back suplex. Danno prima alla gamba e immediatamente dopo alla schiena. Fantastico. Nel frattempo Cap continua a smantellare il collo del signor Naruto. Lo prende da dietro. Attenzione, straight jacket, German suplex. C'è anche il ponte, quindi conteggio 1. Soltanto uno, signori, fa niente. Nel frattempo il nostro Dr. Violet mostra le sue abilità di lotta greco-romana. E invece Tommy Boy toglie le gambe e poi gli salta sul petto. Mio Dio, double foot stomp dalla corda. Un danno incredibile. Nel frattempo il nostro Cap esce dal ring per riposarsi. Attenzione, Dr. Violet, oh mio Dio, una angle slam da terza corda, my god. E quindi tocca di nuovo al dottor Tommy Violet. Boy da dietro le corde insulta il dottore, poi e gli salta col culo addosso. E torna Cap con un calcio in faccia, approfittando della confusione. Una culata in faccia. Attenzione, un roll up da parte di Sto conto di uno, ma è una mossa molto intelligente. Cap è un personaggio incredibile, ma è anche particolarmente pericoloso. Per questo motivo, attenzione! Tommy Boy con una Urra Carrara degna del miglior Re Mysterio. Mio Dio, è anche difficile seguire l'azione allo schermo, per quanto è veloce e pericolosa. Attenzione,
Atomic drop invertito e anche doppio calcio. Sì, qua si vince per schienamento o sottomissione. Cover up suplex. Devi sottomettere tutti. Oh, basta sottomettere uno, il primo che basta sottomette. Basta uno. Il primo che riesce ad avere uno schienamento è il vincitore. E signori, è questo che rende incredibilmente pericolosa questo tipo di match, perché vuol dire che devi avere veramente gli occhi dietro la schiena, gli occhi dietro la testa, per essere pronto a qualsiasi evenienza. Per esempio un suplex da manuale da parte del Cap. Attenzione, però non se lo aspettava Tommy Boy questo suplex. Ora se lo deve tenere, va a leccarsi le ferite. Esattamente, bisogna leccare le ferite. Se c'è qualcosa in cui Tommy è bravo è leccare. Attenzione. E l'altro invece sta alle corde, si prende il suo fiato, mentre il Cap fa il suo show sul sindaco. Il nostro dottor Miles è lì fermo a pensare al suo prossimo articolo, perché è il wrestling. E lo vediamo. Attenzione, famous! E glielo dice. Oh! Highlights, direttamente dove fa più male, dove non batte il sole. Un colpo scorretto da parte del signor Violet, che viene pagato con un cover. Tommy Boy! Tommy Boy è pronto. Attenzione dall'altra parte. Era, attenzione, ma Tommy Boy era pronto. Tommy Boy era pronto, signori. Attenzione. Un altro German suplex con Ponte. Uno. Oh, mio Dio, soltanto il conto di uno. Si mette in mezzo. E là si sta leccando le ferite. Il sindaco buttato giù. Attenzione, il Cap. Giù. Oh, solo un colpo da due. E il sindaco ce la fa. Ce la fa il sindaco. È ancora un po' presto, diciamo. Anche io se non so perché stavo così con la cosa in alto. Non l'ho capita questa per me. Attenzione, Tommy Boy Sunset Powerbomb. Questo ha fatto male anche a me. Ci alza, ci alziamo, ci alziamoci, Sciacco. Oh, no, ci, no, no, ci dobbiamo alzare. Infatti rischiamo veramente di andare contro il tavolo. Ma attenzione, Tommy Boy viene ributtato sul ring da parte del dottor Violet. Dice no, questa è la loro rivalità che si fa sul la ring. La loro rivalità è ovvia, è innegabile. Ed è chiaro vedere un attimo il conflitto. Ex fratelli ora in lotta tra di loro. Ma attenzione, Cap, Cap viene preso. Unchopped corpse face. Unchopped corpse face da parte del Violet. Oh, e il sindaco è pronto a fermarla con un calcio volante. Qua è un pugno anche ai danni del Tommy Boy. Guarda, Tommy Boy viene messo di nuovo alle corde. Attenzione, Tommy Boy di nuovo alle corde. Ricordiamo Tommy Boy che poi non ha neanche un cavolo di culo sui suoi pantaloni. Non è chiara sta cosa. È un danno costante alle braccia dei nostri avversari. Attenzione, ass kick. E Donaruto usa il suo potere incredibile. E Tommy Boy invece finisce nuovamente su fuori di ring a leccarsi le ferite, a recuperare le sue energie. Cap però, vediamo anche lui a sua volta, è a terra, mentre E Donaruto e Dr. Violet continuano a lottare tra di loro. Attenzione, 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 attenzione! Doppia mossa! Oh mio Dio! Una collaborazione! La settima nuvola fallita! Oh mio Dio, un super kick! È un drop kick! Oh. E Cap cade fuori dal ring! Alleati un cazzo! Oh mio Dio! Oh! Oh, vai là! Un DDT! La mossa! Attenzione, Edo è a terra! Oh. E lo tira! E Tommy Boy lo prende da dietro! Oh mio Dio, ributtato fuori! Oh, ma torna su Tommy Boy, torna sui suoi piedi! Oh, un pugno incredibile! Canadian Destroyer dalla terza corda, mio Dio, signori. Fa girare la testa per giorni, mio Dio. Bisogna veramente avere gli occhi dietro la testa. Gli occhi pronti dietro la testa. Attenzione, 1916. Il sindaco mette giù Cap. Attenzione, va per lo schienamento. Oh, solo un conto di due. Quella era la mossa finale del nostro sindaco. Quindi poteva essere potenzialmente la fine del match questa. Oh, un pugno, ancora le corde, ancora sottomesso. Tommy Boy ritorna su. E ancora giù. Ma risale su. Un altro calcio in aria. Tommy Boy fa fatica a restare nel gioco. Mio Dio. Mio Dio, signori. La difficoltà è veramente fantastica. Rialzato anche ai lati tra sul ring. Il signor sindaco ha il potere degli anime dalla sua parte e lo sta mostrando. Lotta con più costanza di Merenda, lotta con la stessa forza di un uccida. Signori, lotta meglio di un Evangelion.
E con un'altra nel frattempo cap. Un over the head, belly to belly, suplex. Degno del miglior contender. Attenzione al sindaco che sta messo male. Attenzione, rotola via per tutto il ring. Caffa. Oh no, cap the white. Lo prende una powerbomb. Non è abbastanza perché il dottor Violence è lì, pronto per prenderlo. E ora si rivolge al Tommy Boy. Oh, inverte la mossa. Attenzione, Tommy Boy. Tommy Boy. Uff, un pugno. Attenzione. Attenzione! Dall'alto! Oh mio Dio! Dai 2 metri di altezza! Powerbomb! Uno! Due! No, attenzione, oh, perché il cap! Tommy Boy! Ah, cap. Tommy Boy ce la fa, incredibile! Tommy Boy all'ultimo secondo! Letteralmente questa la possiamo vedere al photo finish! Al photo finish, ragazzi! Rivediamo le ginocchiate di Cap. Non sono state sufficienti. Tommy Boy con una spear ai danni del sindaco. Mio Dio. Ai danni dell'elettro. C'è da dire che Tommy Boy è riuscito a vincere, sì, ma non contro il dottor Violence. Questo un attimo complica la loro rivalità ulteriormente. La inasprisce. Dire che il sindaco le ha prese di brutto. Tommy Boy! Tommy Boy! Dall'alto delle sue catenine, dall'alto della sua bolognesità, riesce a vincere. Riesce ad andare. Shaco, io per la finale farei una roba diversa, un'altra tipologia di scontro che non abbiamo ancora fatto. Un triple threat, sì. Deve essere comunque un triple threat perché deve includere loro tre. Beh. Ma infatti forse era meglio se erano due. Ma vediamo, perché ci stanno un paio di modalità di match. E ho un'idea che non è niente male. E se io ti dicessi una finale Hell in a Cell. Ci capiamo, amico! My God. Che Dio abbia pietà su tutti noi, signori. Che Dio possa vegliare su di noi e su di voi che ci state seguendo, ragazzi, perché signori, quello che sta per è... succedere non è sicuramente legale, e se lo è non dovrebbe esserlo. È il match definitivo, signori. È il match che determina il campione. Deve essere, e per poter diventare un campione deve andare attraverso l'inferno. Ora la domanda è: chi interpreto? El Pasco? Tommy Boy? O Shaco? Decidete voi. Lascio la decisione alla chat. La chat, decidete voi. Chat, ditemi voi. Edo, scusatemi, El, Tommy o Shaco? Vedo un Edoardo che, dopo aver visto la sua opportunità sfuggire, punta sul Pasco. Sul Pasco. Edo. Perché forse è il miglior campione. È il campione che non ha mai desiderato tanto la cintura. È il campione che è rilassato. È il campione che sa che cosa fa. È il campione che è sciolto. È il campione che è campione della vita, diciamo. Quindi forse lui merita tutto quello. Tutti i portoricani hanno queste caratteristiche, in realtà. Vedo Francesca Cioce che invece ci dice Shackled. Non posso dire che non ha tutti i suoi torti, ma anche Shackled suo fascino, è vero. Un certo fascino, bisogna dirlo. Diventare campione arte settima è un onore, ma è un privilegio per pochi. Onestamente. Votate, ragazzi, votate, no, fate votare. Io penso che comunque c'è. Se non leggo un altro messaggio, io posso anche andare avanti con il Pasco. Perché credo che te lo devo. Te lo devo per essere stato un magnifico compagno, no, cioè, di telecronaca. Ah, va bene. Tu che è ovvio che vince quello che controlli tu, cioè possiamo dirla questa okay, cosa. Allora, facciamo una bella cosa, aspetta, facciamo una bella cosa pure. Che stai decidendo chi vince? Tiriamo una moneta. No, metto, cioè, la difficoltà era difficile, mo metto leggenda, così più difficile. Oh, è questo cazzo che voglio sentire! Merda, mo mi devo impegnare, non posso fare il commento. Faccio io il commento, zio. Va bene, perché va bene. Perché calcola che io sento i rumori del gioco.
sento poco te, quindi poi non riesco a capire quando non stai parlando. Va bene, magnifico, magnifico. Allora, se è così, io vado avanti con il Pasco. E il Pasco deve diventare campione. Contro il beniamino del pubblico Shakov. Contro l'invincibile Tommy Bowie. Andiamo direttamente a WrestleMania. È stato ripescato. E signori, è il momento. Portatemi la cintura. La macchina. Parte settima championship. Signori, questo è il premio più ambito di tutto lo sport. Questo è il premio più ambito di tutta la nostra industria. Questi che vedete sono l'elite. L'elite. Questo sarebbe geniale, tipo un reality wrestling per registi. Se è così, ti prego, dimmi che Snyder è un heel e lo viene menato ogni sera. Eccolo, entra nel buio. Vive nelle strade più oscure, più brutte e malfamate di Puerto Rico a San Juan. Guardate con che stile. Con che stile? Puerto Rico! Guardatelo! Guardatelo con che stile! Non è neanche preoccupato. Sta entrando in un match, ma potrebbe benissimo entrare in uno dei peggiori strip club. Discoteca, sì. È uno strip club, è nel chill, Ma lui è così che affronta le sfide. Altro quindi... che Hell in a Cell. Questo è Hell in a Chill. Ma infatti, scusa, ma poi non arriva la gabbia. Cioè, non c'è la gabbia. La gabbia scende mentre stiamo parlando. Cioè, scende alla fine quando entrano tutti. Sì, ovvio. Snyder e Chavo Guerrero. Madonna, mi dispiace per Chavo Guerrero, si merita di meglio. Si vede adesso il tatuaggio. Umberto! Un saluto alla mamma di Umberto, signori. La mamma di Umberto. In pensione, quindi sicuro ci segue. Guardate. Chavo! Ripeto, ha perso i capelli, non può più perdere nulla, non può permettersi di perdere nulla. È pronto Shaco! Ad andare all'inferno. Viva la rosa. Viva la pellata. Viva la pellata. Signori, la decisione più bella della mia vita. Ed eccolo che entra. È pronto. Gli occhi di ghiaccio fissati sul suo avversario, fissati su un El Pasco forse poco indicato. Ma è pronto, è prontissimo, signori. E si scaccola il naso. Perché una volta ci aveva. Oh, è la sparge! Così. Yes! Salutiamo Umberto e Anna, salutiamo. La barbetta afrodisiaca. Ah, yes. Molto affetto, tanto affetto. E signori, è il momento. Viva la razza! Il nostro Bowie arriverà con la macchinina o più? Arriva con la macchinina. Perché questo è WrestleMania, baby. Qui si entra con stile. Lo smalto. Il guardatelo. Tommy Bowie. Guardatelo. Penso che per questo match si è messo ancora più glitter, signori e signori. Gli occhiali rubati direttamente dalla tomba di John Lennon. È pronto, se lo sente, se è lo proprio sente. È proprio lui, è Tommy Bowie. Si sente Boy. La cintura già intorno ai fianchi, se la sente già intorno ai fianchi. Mister Tommy Bowie, è pronto a tutto. E io faccio una promessa adesso, Noi entriamo sul tetto della, cioè saliamo sul tetto della gabbia. Lo faccio. Dobbiamo salire sul tetto della gabbia. È da fare. Mio Dio. Io comunque mi sto eccitando troppo perché mi sono ordinato la gola a furia di urlare, mannaggia. Guardalo! È pronto! La gabbia non lo spaventa. Perché tanto lo sa che ci ha detto di sé il Tommy e il Bowie. Che lui è Tommy Bowie.
Signori, Dybala, razza. È giunto il momento. Neo, impegnati, Sciacco. Lo stavamo aspettando da tutta questa sera. La Artis Settima Championship. È qualcosa di spettacolare, signori. Qualcosa di spettacolare. L'arbitro la alza al cielo. Bianco e nero sopra al cielo. Chi meriterà di salire alle stelle dopo che siamo andati all'inferno? È tutto pronto, signori. E il Pasqua se ne va. È fuori dalla gabbia, va, sali in cima. E Tommy Boy immediatamente lo identifica come un rivale e lo mette giù. Attenzione. Oh, si mettono a lottare intorno alla gabbia. Sarà una gara complicata, sarà una gara complessa perché chiaramente lo spazio in mezzo alla gabbia è tanto pericoloso di quanto rabbia lo è e alcol. Tommy prende con Sciacco mentre Pasco saltella sulle corde e insulta Tommy Boy. Tommy e Boy salta male e si ancora fa male. Contro Sciacco, prende la testa, la sistema, gli tira un pugno, ma Sciacco reagisce con un pugno fortissimo. Attenzione, Pasco da dietro, Pasco inizia a colpire Tommy Boy sulla schiena, ma Tommy Boy reagisce. Sciacco si mette e fa le capriole. Attenzione. Oh, evita un attimo il dropkick da parte di Tommy Boy. Non c'è neanche lo spazio per cercare di prendere un'arma. È assurdo, signori e signori. Tommy Boy prende di mira il Pasco, lo mette all'angolo. Ma Pasco non viene preso di mira perché c'è il nostro Shaco dall'altra parte. Oh, evita il pugno. Calcio, Savat. Ha un altro calcio e lo sgambetto, lo mette giù. Non lo tira giù però. Difficile mettere giù il Pasco, tra l'altro. Il Pasco reagisce con una serie pugno. Di pugni. Una combinazione di pugni. Molto fortissimo. Boxing degno di Muhammad Ali. E lo mette giù. E un altro. Se la chiamano la mossa a Capodanno 2015. Signori, questa la chiamano Pascaviglia. Una ginocchiata magnifica. Mette il KO entrambi. Il nostro Pascali è in cima. Attenzione. Attenzione, Pasco contro Sciacco. Evita. Sciacco aggredisce. Pasco salta. Oh, incredibile. Sciacco evita. Mio Dio. Sciacco va per la cintura. Oh, solo un conto di due. Solo un conto di due, ma troppo vicino. Attenzione, Sciacco si prepara a lottare nuovamente. Uff. Lo prende. E lo trasporta da sopra. Lo butta giù di nuovo. Tommy cerca di prendersi applausi, ma si prende solo un bel cazzotto in faccia. Ecco, va in cima alla scala. Alla... Aspetta, no. La gabbia. No, io voglio prendere delle armi. Perché non me le fa prendere? Che palle, io sto cercando di prendere delle armi. Vabbè. Half and up suplex, pure per te. E adesso Sciacco viene messo al mezzo del ring. Rolling powerbomb. Oh, solo un conto di uno. E Senton mirata sopra gli stinchi. Un'altra. Mio Dio. Ce l'ha fatta veramente una rampa. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. La lotta già si vede, sarà durissima. Oh, attenzione, Tommy Boy! Tommy Boy! 619! Oh mio Dio, Tommy Boy! Oh, la 619 di Tommy Boy! Oh, inaspettato. Oh mio Dio. E Sciacco si sveglia giusto per aprire la testa di Pascali con delle ginocchiate. Mio Dio. Mio Dio, quanta violenza, signori. Non ero pronto a tutto ciò. Non ero pronto per niente. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ricordiamo che il vincitore, l'Arte Settima Champion, verrà incluso all'interno dell'annuario del quest'anno. Oh no. Attenzione, Tommy Boy, la sua mossa viene invertita da Sciacov. Sciacov adesso avanza con prepotenza, con forza, con decisione. In un... Esci dalla gabbia, Sciacov, esci dalla gabbia. Ho bisogno di un'altra persona per uscire dalla gabbia. Vabbè, è un attimo morto, scusate, mi serve un attimino. Evita il missile dropkick. E qua Sciacco in vantaggio, eh.
suplex. He's making a statement here with this attack. What's he got in mind? Lariat dropped, and that was a hard shot. Okay, vado contro Shaco. Thrown in the towel at this point. Caught off guard. He caught him slipping. Oh, continua a lanciarlo. Lo punta verso l'angolo estremo della gabbia. Attenzione. Si mette di mezzo anche Tommy Boy, purtroppo. E ciò complica le cose. Un altro lancio contro la gabbia. Vabbè, io purtroppo devo metterlo in quell'angolo, quindi non ce la faccio. Cioè, devo riuscire a metterlo in quell'angolo e aprire la gabbia. Quindi non mi viene difficile, porca miseria. Attenzione. Il Pasco che rimane lì, fermo. Oh oh, attenzione, Tommy Boy, Tommy Boy. Attenzione. Tommy Boy è terribile. Il calcio nei maroni. Il calcio nei legale maroni. Legale questo. Molto poco legale. Attenzione però. Oh, Tommy Boy lanciato contro l'angolo estremo. Mio Dio. Aspetta, va a prendere con Shaco. Lo butta fuori. Sì, 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 chiaramente il conto da pagare è qui. È qui la cassa. Attenzione. Oh mio Dio, oh mio Dio, Pascali. Pascali, proprio lo suplex. Ha aperto la gabbia. Mio Dio, mio Dio. L'acciaio impresso sulla schiena del Shaco. Mio Dio. Signori, stiamo raggiungendo un apice che non pensavo che fosse possibile. Mio Dio. No, buttalo sul coso dei commentatori. E sale. Sì. E il Pasco va verso la gloria, verso le stelle che avevamo promesso. E le stelle le trova sul tetto della gabbia. Tommy non se lo fa dire. E Tommy lo segue. Tommy lo segue. Il Pasco! Il Pasco saluta il pubblico. Mio Dio. Mio Dio. Mio Dio. Oh no, oh no. Oh no, 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 no. Oh! Mi sa tanto che Tommy avrà bisogno di un chiropratico dopo di questa. Addio Tommy Boy. Shaco, è il tuo turno. È il tuo turno, no, adesso. Questo non può essere finto. Quanto mi raccomando, ragazzi, carica. Don't try. Chiama Shaco, dice vieni qua, bello. E Shaco risponde con ginocchiate, mio Dio. Duello di chop. Un orribile half and half suplex. Oh no, Shaco combatte, ribatte. E lo vediamo con una urra carrana. Sempre sullo stesso punto. E ricordiamo che è pericoloso. Il tetto è poco stabile là sopra. Ma Tommy Boy incredibilmente risale. Ragazzi, non riesco a crederci. Non riesco a crederci. Ora il combattimento è sulla cima della gabbia. E adesso Tommy Boy vuole la sua libbra di carne. Mio Dio. Spanish damage to the top of the... Once it takes enough damage. Ok. Sì, grazie, è quello che stavo cercando di fare. Perché il gioco mi deve interrompere così l'attimo tutta la tensione del infatti, gioco? Infatti, ma che cazzo è successo? Perché praticamente, vedi, si sta iniziando a piegare il tetto. No, lo so, non interrompiamo, questo è meta gioco. Infatti, non dirlo. Ma dove andate? Ma te dove cazzo vai? Oh. No. No, lasciami. Oh no. E qua finiamo che cadiamo entrambi là sopra sul tetto, mio Dio. Ma devi fare una bella mossa per sfondarlo. Infatti siamo vicini qua, vediamo. Ma Tommy, non te ne andare. Amici, tornate, vi prego. Ma questi sono dei cazzo di codardi orribili. Ma dai, non è giusta sta cosa. Ma guarda, se ne vanno via. Sono alleati. Ma vanno via entrambi. Sta succedendo! Abbiamo il pallone, scusa.
Cosa sta succedendo? Ma io sono tornato in piedi, voi che volete fare? Non ho capito. Il pubblico deve decidere. Signori? Scusate? Oh, io me la prendo con Shakov. Shakov. Oi. Vabbè, io mi butto, non lo so, che devo fare? Devi scendere. Vabbè, ma per forza, ragazzi, ma siete dei noiosi, fatevelo dire, eh. Lo Shakov ti attaccherà appena scende. Aspetta, vediamo. Aia. Questo te lo meriti. Ecco, va bene. E se non c'ho lo spazio di uscire ed entrare, che vuoi dalla vita? Whee! Vabbè, Shakov, divertiti, ho capito. Mo sto fuori, non riesco neanche a rientrare dentro la gabbia, scusatemi, ma come cazzo si fa? Cioè, ma adesso sto camminando intorno alla gabbia, ma non è giusta sta cosa. Va a fatica, vai. Gli effetti, cioè, dei pugni, vabbè, dei sì, sta cosa è un attimo degenerata. Tommy è rimasto lì fuori. Cioè, ha detto, io sono già caduto oltre il tavolo dei commentatori, non ho bisogno di fare nient'altro. Ah, no, vedi, non ce l'ha fatta. Ah, quindi mo sarebbe venuta di loro? Bella. No, mo adesso tocca a Tommy, si sono dati il cambio, sti bastardi. Ah, li sali sulla gabbia, sali sulla gabbia. Beh, venite, su! Ma sta cosa non ha nessun senso, proprio. Sì, è un'intelligenza artificiale che letteralmente si è alleata contro di me. Non ho mai visto niente di tutto simile. Niente di simile, scusate. Yay! Pasco! Meh! Vieni a ca! Eccolo, no. Va bene. Perché casco? Non ho capito. Oh no, il super kick! Oh no. Uff. Ok, quello fa male. Questo l'ho sentito. Attenzione! Casco, attenzione, no! Però. Oh, madonna, Shakov la prendo io. Ecco. Vabbè, però mi sta convertendo tutto sto bastardo, che palla. Vabbè, hai finito? Grazie. Oh, te lo converto pure io. E mo adesso ti converto al cristianesimo, va. Beh, Tommy, vuoi fare un po' pure tu? Non ho capito. Guarda, io ti indico che c'ho un attimo la stella sul petto, non so se è chiara. Aia! Tommy c'ha la testa dura, ha aperto la testa a Shakov, mio Dio! Io sto qua un attimo a vedere la tra di loro, vediamo che succede. Ehi, no, questo no. Cioè, questi stavano cercando un attimo di aprirsi in due qua. Boom! Mamma mia, che finale comunque. Mamma mia. Ragazzi, una finale incredibile. Tutti siamo sulla tutti gabbia, morti. Tutti sul tetto, tutti e morti. Pasco particolarmente. Ego slam, mio Dio. Oh, io vedo segni di serio cedimento là. Mamma, ogni mossa che... Oh mio Dio, che... Oh, è caduto da solo, Shakov. Non ci credo. Anche lei mi ha attaccato tutto. Ho peccato pure un obiettivo. Non ci credo. Vaffanculo. Schienamento sleale. Fanculo. Mi siete messi alleati contro di voi. Non fare, non è possibile. Oh, Kimura Lock. Kimura Lock contro il braccio di Tommy Boy. Attenzione. Potrebbe essere sufficiente, signori. Una mossa di sottomissione potrebbe terminare. Questo match lo termina! Dio Dio! Pasco! Dovete Tommy! Dopo avergli fatto fare voli degni di Mick Foley a King of the Ring 1998, Pasco è il vostro campione ante settimo, my god! Ah,
Oh, questo momento è incredibile. Non ci credo nemmeno. Guardalo, c'è la cintura. C'è la fatta. Mettete questa foto nella settima arte. Sì. Sì. Io faccio una foto, te la mando adesso. Te la mando adesso, madonna. Umberto TVB. Tutto merito di Umberto, signori. Umberto. Io me lo faccio veramente sto tatuaggio, ma io me lo faccio veramente. Se vincevo, l'avevo detto. By God. By God. Fammi un attimo un close up. Fammi un close up alla cintura. Signori, amazing. Signori, il Pasco. Il Pasco è il nuovo campione. Arte settima. Bitch. Tutto ciò, cioè, io ho quasi le lacrime agli occhi, signori. Ho quasi le lacrime agli occhi. Anche io pianto. Ho pianto diverse volte. Cioè, c'ha scritto Pasco sulla pancia, signori. Io non so cosa dire. Scritto Pasco, quello me lo devo comprare con un pantalone così. Ma ti passo il numero di un sacco, magari, dai. Ma no, non c'è bisogno. Oh mio Dio. So cucire. We are the gioia assurda, ragazzi. Allora, Sciacco, io devo disattivare le musiche di questo gioco perché veramente sto impazzando. Mi dispiace, abbassa da Discord. Piuttosto, che dici? Come ti senti? Chiudiamo qua, che abbiamo vinto la cintura, o vogliamo dare una rivincita? Ah, ma sentiamo anche cosa dice la chat. Pubblico, cosa ne pensate? Chiudiamo qua, oppure un ultimo match? One more match. Il pubblico non ci dirà mai di chiudere. Oh, magari. Perché se è così, io ho una proposta. Faccio vedere un po' di... Io direi El Pasco difende... ma già che difende la cintura, manco il tempo di vincere. Deve difendere la cintura, per forza. Ma fai scontrare altre persone. Cioè, il Pasco mossi, ascolto, ma ho appena fatto lo scontro. Dobbiamo far scontrare altre persone, se è così ho un'idea. Extreme Rules. Io non mi devo... Ma vediamo, cosa c'è? Cos'è Iron Man? Iron Man Match è un match che va avanti per un tot di tempo, dove vince chi ottiene più schienamenti e più sottomissioni. Io ho una proposta. Last Man Standing. Dr. Violet contro Tommy Boy. Perché Tommy Boy... Ma... Perché la loro è la rivalità assoluta, secondo me. Cioè, no, TLC che è tavoli... Coi tavoli, le sedie. TLC. Ma TLC ti richiede di mettere una cintura in palio o comunque un'altra cosa. Se no, Extreme Rules. E vaffanculo. Extreme Rules e vaffanculo. Oppure, altra idea della minchia, un Elimination Chamber match con tutti e sei. E Pasco difende la cintura contro tutti e sei. Il problema è che io non so di cosa stai parlando. Cos'è Elimination Chamber? È di nuovo con la gabbia. È un match praticamente funziona così. Hai una gabbia, gabbia enorme, dove ci sta il ring e ci stanno queste camere. Dentro le camere stanno quattro lottatori. Iniziano due e poi a turno entrano in uno dopo l'altro, finché non sono entrati tutti e sei. E poi a quel punto chi è l'ultimo rimasto vince la cintura. Io direi Elimination Chamber match. È da fare. Sì. Bene. E io cercherò di difendere la cintura nuovamente come El Pasco. Vabbè. Ed entriamo come numeri uno, perché siamo i numeri uno, siamo onesti. Difendiamo contro tutti. Quindi Dr. Violet, random. Scusami, io ho scritto al signore che mi fa le pulizie. Sì. Mi ha detto ok, vengo domani con un amico. Che gli devo dire? No, cioè non puoi venire con un tuo amico, cioè nel senso devi venire a lavorare. Un amico, cioè vengono un amico, dice che così è più veloce. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, io devo pagare due persone, secondo lui no. Fra, ad avere un'altra persona con cui che mi pulisce casa, magari, che ti devo dire? Ma se li divido, cioè basta che Posso dire che io pago uguale. Cioè, prima di iniziare, quanto è bella questa immagine, proprio El Pasco così. Bellissima. Ma io non la voglio cambiare, Sciacco. Cioè, tu devi assolutamente vincere di nuovo. Va bene. Se vuoi, metto in palio un'altra cintura. A cazzo. No. Beh, mettiamo in palio una cintura di quelle della WWE. No, ma no, ma sto scherzando, Sciacco. Facciamo le cose come si deve. Allora, dai.
perché questo è un campione che difende la cintura. Metti arte settima, metti arte settima. È lei, arte settima championship, vedi, sta là. Nel frattempo un amico mi sta scrivendo e mi dice: Shock of Truth è match, non è valido. Il tipo riccio è Carlito 2.0. Mamma mia, che roba. Sì, Franci, chi vince questo prende la cintura. Sì, ma il primo campione arte settima rimarrà negli annali. Cioè, è chiaro. Cioè, sarai al pari di Pedro Morales per la cintura intercontinentale. Al pari di una birra al volo, per la cintura del Regno Unito. Al pari di un'altra birra. Io sto crepando di la gola. Club of 22 Elimination Chamber winners will have another member after this match, but the 100 plus competitors who have fallen prey to this structure will grow far larger tonight. Oh yes, ladies and gentlemen, il primo che entra è lui, il primo, il nostro baluardo di Twitch, l'uomo che non ha paura di nessun tipo di copyright. L'uomo che affronta ogni gioco di ruolo come se fosse l'ultimo. L'uomo che va verso il West. Signori, Cut the White entra nell'Elimination Chamber. Fun fact. Vuoi sapere un fun fact? In Germania non possono chiamarlo Elimination Chamber. Indovina perché? Già. Nel dubbio lo chiamano No Way Out. La brutta cosa che è successa, che vai là ti difende. Lo so bene, sappiamo benissimo cosa è successo in Germania tanti anni fa. Andrea Bonsante. Non volevo dire vai là, ti volevo dire Nietzsche. No, è stato Bonsante. Ha buttato un panino del McDonald's all'interno della spazzatura. Era ancora buono. Ma tu lo sai la storia del McDonald's di Berlino? Questa te la devi far raccontare da capo. Cosa è successo là? L'hai visto anche tu o cosa? Ah, c'aveva un secondo giubbotto. Gli è apparso un secondo giubbotto. E quindi tipo stava con la testa così tutto quanto. Ora si spoglia pure. Secondo cappello. No. Questo è perché gli ho messo l'entrata di Undertaker. E quindi si stanno sovrapponendo le cose. Quindi c'aveva la giacca sopra la giacca, il cappello sopra il cappello. E di mo si vede la gabbia. Sì, infatti. Credo che è un ingresso specifico per la gabbia. Cioè, proprio per questo tipo di match per Undertaker. Quindi, siccome lui è Undertaker, sta entrando in questo modo particolare. Però, tipo, contrasta con il fatto che Cap aveva già una giacca e un cappello. Cioè, che poi mi sa che, siccome Undertaker è più alto di Cap, allora, tipo, la giacca gli arriva alla testa. Quindi, stava, tipo, sommerso dalla giacca. Vabbè. Tutto ciò è bellissimo, ragazzi. Io posso dire, sono talmente contento di vedere tutte quante le persone in chat, tutti quanti qui, tutti quanti a seguire. Spero veramente che vi abbiamo intrattenuto, perché io mi sto divertendo il mondo. Io ve lo dico, cioè, torniamo martedì, tra due martedì, e io porto altri personaggi da far lottare contro Pascolo. È da fare. Si fa una Royal Rumble. E capito. Che arriviamo a 30. Vediamo. Guarda, anche altri giochi che si possono fare. Io poi ho abbastanza personaggi creati per conto mio per divertimento. Sì, possiamo anche provare uno. In realtà, secondo me, se cambiamo gioco. E poi ne parliamo. Sì, ma io lo dico anche scherzando. No, ci sta, però secondo me anche cambiare gioco ci sta. Intanto entra Dr. Vylas, colui che non ha paura di nessuno. E non di se stesso. Il fuoco lo accompagna, il fumo. La nebbia di Milano, il luogo da cui proviene. Devo dire. Non lo sono, però una notte con Violet. Con Violet no. Con Violet. Devi scegliere uno di questi wrestler con cui passare la luna di miele. Pasco, senza dubbio. Cioè, voglio dire, immaginati un attimo la sensazione sulle dita della stella di peli. Vuoi mettere? Vedi che quello effettivamente, cioè, la cosa un po' mi imbarazza, perché è esattamente l'aspetto del mio petto. Non toglierti la maglietta, non possiamo mostrarlo su Twitch. No, ovviamente no.
un esperto streamer, come tu ben sai. Sì, 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 lo so benissimo. Tra parentesi, andatelo a seguire. At Pasco. Se già non lo fate. Com'è? Come su Twitch? Pasco Rossi. Pasco Rossi. Ragazzi. Pasco trattino basso Rossi. Come Vasco Rossi, però con la P. Volevo iniziare a cantare una canzone di Vasco Rossi, e invece stavo pensando a Radio Freccia, non so perché. Sì, ma Ligabue e Vasco Rossi sono la stessa persona in realtà. Sì, sì. Hai mai visto Vasco Rossi e Ligabue nella stessa stanza? Avete mai visto Tommy Boy e Ligabue nella stessa stanza? Avete mai visto Tommy Boy e Gesù Cristo nella stessa stanza? No? Questo penso anch'io. Avete mai sentito Tommy Boy pronunciare il nome di Gesù Cristo nostro Signore? No, a me non pare. No! Che cosa mi fa sospettare? Pasco, non segui su Instagram Francesca. No, Franci, no. Che ti c'ho? E ora si sente. Tutto ciò è orripilante e mi dispiace, non ti posso più. Anzi, ma cioè devi capire che fino a qualche giorno fa tu eri la sorella minorenne di un mio amico e io non, cioè per rispetto, capito, non si... Ma comunque è un botto di follower, perché hai tutti sti follower, Franci? Ti compri i bot russi che... Sei popolare, minchia. C'hai molto più follower di me, io faccio videomaker, faccio i video musicali. Hai rapper, per avere follower, per visibilità. Io sono poi... star Twitch e ho tipo 20 followers e metà sono polacchi. Sciacco, ma tu sei un uomo. Giustamente noi siamo uomini. Quindi noi seguiamo delle regole diverse sui social network. Serve un altro tipo di sessualità. Senza, molto messo, più difficile. Salto un pochino tutti quanti gli ingressi perché sono lunghissimi. Come salti gli ingressi? Però beh, no, non puoi saltare gli ingressi. Per il campione non si salta. Guardalo che entra con la cintura. Guardalo che entra con la cintura. Oh, fate un video a questa cosa perché non so quanto durerà questa cintura. Faccio, dove ho messo il telefono? Porca troia. No, Shaco, non devi farlo tu, lo fanno i freebooter. Ah beh, ma lo voglio io personalmente per massare anche ai la settimana non ho un freebooter nella prossima due settimane diventerò io il freebooter di l'ho messo tutto quanto su YouTube e Pasco guarda con serietà per la prima volta il ring, guarda con serietà la sua camera ed entra come primo figlio. Sono fiero di te, Pasco! E mostra la cintura, la mostra e la consegna all'arbitro. Dio mio. Dove ti ho tatuato Umberto TVB sulla schiena, non sapevo che saresti diventato un campione di wrestling. Oh, dentro di me... E Umberto. Umberto è il suo padrino di battaglia. Che era l'unico che poteva venire quel giorno in chiesa. Vai là, ti aveva da fare. Avevamo tutti da fare. Bruno non so dove cazzo era. Bruno è probabilmente ad arrampicarsi su qualche scala a farmi la paura. Con Roberto e Marco Stella hanno fatto tipo testa e croce. Stanno a fare la a calcetto al 7-7. Sì, è vicino alla chiesa, io l'ho fatto vicino al dicagno. Battesimo di mio figlio Pasco. Figlio l'ho chiamato Pasco. Pasco Pascali. Onestamente ho sentito di peggio. Voglio dire, c'è di peggio. Immagina di chiamarti Bruno Brunetti. Già, ho un brindisi a Bruno questo... Brunetti. Che quest'anno a Natale mi ha regalato delle pesche sciroppate. Perché c'è l'acce imbustate, ci dice. Vabbè, non ha risposto alla mia chiamata per ringraziare. Perché dona il sangue, chiaramente. Il sindaco deve dare l'esempio, dona il sangue. Il sindaco perché ha una foglia di marijuana sulla schiena? È perché è del villaggio della foglia, no? Solo che sa com'è, yeah. La foglia è quella che si trova nel gioco. Sto scherzando, so sì, cos'è sì. Naruto. Se non approvo, non approvo. Non approvo cioè... che abbiamo una sezione anime, io la eliminerei. Ma... Anche se so che mi può comprare la casa, la sezione anime. Guarda, questo è il momento in cui Pasco può eliminare la sezione anime attaccando il suo caporedattore. Dai, cazzo, buttiamola giù sta sezione anime, figlio mio. Però dalla sua parte c'ha il dio e gli anime, quindi bisogna fare attenzione. Come vedi, le regole del
Elimination Chamber match iniziano in due e poi aumentano gradualmente, aumentano anche le mazzate. Belly to belly suplex, neanche si muove, neanche fa fatica. Ed è questo il momento in cui viene buttato fuori dal ring il nostro capo redattore. Ci sono dei materassini, quindi non fa male, ma la situazione può sempre peggiorare. E attenzione, ci prepariamo al primo ingresso a sorpresa nel ring. Chi sarà? Vediamo, 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 vediamolo. Mi dà il ginocchio. Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Un altro belly to belly suplex ed entra. Si aprono le porte per il gap e si aprono anche gli fa il benvenuto. Attenzione, gli prende la gamba, la mena, la mena mia. Già, l'abbiamo sentita tutti. Oh, Edoardo non apprezza, ma viene preso in alto. Gomitata dritta al collo. Questa mossa non ha alcun senso, però. Cosa cazzo fa il Pasco? Il Pasco cerca di fuggire il più possibile dai calci del cap. Un altro acceca il cap e poi calcione in testa. Ed evita anche quelli... il suo calcione. Va a insultare Vailatz dalla gabbia. L'ha mancato. Oh, attenzione, Don Aruto, DDT. DDT può essere letale nelle mani adatte. Proprio lui, Tommy Boy. Tommy Boy, joins the party. Cap ne approfitta. Poi può una mossa di attenzione, sottomissione. Tommy Boy, una mossa di sottomissione. Ricordiamo, a differenza del, degli altri match, qui va a eliminazione, quindi puoi tranquillamente essere eliminato prima della, del tuo turno. E non è per forza necessario controllare che gli altri non schienino gli altri per vincere. Un suplex fuori dal ring fa male, ricordiamo che fuori fa anche più male perché la copertura sì è di materassino, ma ci sono comunque sotto chili e chili d'acciaio. Imperdonabile. 4, 3, 2, 1. Si riaprono le gabbie, signori. Entrano le belve. Ancora nessuno eliminato. Oh, fa il suo ingresso sciacquo. Mentre Cap cade. Entra direttamente nel ring. Il Cap le sta prendendo di brutto dal Pasco, che va nel suo stile completamente anarchico, come gli ho insegnato, a scappare, a guardare le cose da un'altra prospettiva. E va su un riquadro della gabbia. Il Cap si... Pasco si è fatto Pasco male, ha preso però Tommy Boy mentre era sulla, sulla corda. Qualcosa di spettacolare, scusatemi. Assurdo, non l'avevo nemmeno notato. Urra Carrara, il Pasco, una mossa Pasco abbiamo già vivo. Visto fare. E prende dalla testa Tommy Boy, se lo prepara, se lo sistema, se lo organizza, Tommy Boy lo sottomette risponde, come piace a lui. Che però Tommy entra, reagisce. Nel frattempo è entrato Vailatz, che era l'ultimo ancora nella gabbia. Contro il paletto. Vailatz calcione a Tommy Boy, che aveva messo all'angolo il Pasco. Poi vai lati, vai a prendersi il Pasco. Vai lati, calcioni tra i coglioni al Pasco. Calci, calcione sulla gamba. Calcione dove non batte il sole. Poi va detto a cogliere tutti, quindi scusate. Direttamente va ancora una volta sulle gambe. Sembra che. Oh, spaccata la gabbia! Oh mio dio! Neanche mi sono reso conto. Credo, con il cap. Tresciacco sta prendendo a serie. A serie botte Tommy Boy. Attenzione perché nel frattempo il Pasco sta subendo brutte mazzate alle gambe da parte del dottore e sembrano avere non un si effetto alza più comunque. Takedo sta per schierare Cap, infatti è uno, è due, è tre. No, attenzione, no, no. Si è liberato, si è liberato. Stiamo parlando del nostro Cap White,
Non è così semplice. Gap, riesce a riprendersi, si rimette in piedi. E che palle maestro. Però di Boyan. Seguire. Intanto attenzenzione perché Tommy ha schierato mai lato. No, due. No, 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 no. Ciacco, no, no, no. Ciacco, uno. Qui abbiamo una sottomissione di Vaidaz al passo. Esattamente, una Amtrak crossface. Ma il Pasco riesce ad uscire, attenzione. Si libera, ginocchiate contro la testa, usando l'afro dell'avversario. Ci sono tre situazioni parallele che si sono create, difficili da seguire, però fondamentalmente... Attenzione. Sta prendendo la Shaco da due ore. Edo riesce a liberarsi dal cap, però arriva anche Shaco a dargliele. Doppio schiaffo di Shaco, arriva anche il Pasco. Vuole dire la sua in quelle situazioni lì. Mentre Tommy le prende da vai lati adesso. Tommy non ha ancora dato uno schiaffo a qualcuno, mi sa. Nel frattempo il cap viene preso e menato contro la gabbia. Attenzione, attenzione, attenzione. Mi è schierato, uno, due. Un colpo. Si è liberato Tommy a due e mezzo. Attenzione, il Pasco ha attaccato. Schiera, Pasco schiera, uno. Due. Solo un colpo di due, ma ha attaccato il signor Shakov con una dolorosissima, come si chiamano, brass knuckles, tirapugni, diretto alla faccia. E si può vedere un attimo l'effetto sul volto dello Shakov, perché ha iniziato a sanguinare, orribile. Tommy Boy è l'unico rosso, no, ora anche Naruto è rosso. Mentre il Dr. Vaidaz non ha un graffio, ragazzi. Dottor è l'ultimo Vaidaz entrato, quindi chiaramente se la gode di più. Dottor Vaidaz si prende un calcione da Tommy Boy, però non riesce finalmente. Oh, attenzione, Edo viene Edo sta venendo sottomesso. No, intanto Tommy è riuscito a fare danni a Vailati, ora Shaco è quello messo meglio. Vabbè, nessuno mi vuole toccare, faccio schifo. Oh, uccidi, è arrivato Edo Naruto. Ha pronto per lui un Rasengan. Una serie di schiaffi e un'altra ginocchiata in faccia. Mamma mia, spaccato la testa ed era proprio il punto che forse gli era rimasto. Ma riesce a liberarsi ancora Edo. Non è maturo il formaggio. Il vino deve ancora decantare. Attenzione! Masterlock? Oh, no, ribaltato. No, la converte. No, quella è la sua massa finale, quella è la sua massa finale. Giuro, ero vicinissimo a perderla questa. Ha rischiato. Ho rischiato malissimo. Perché mi ha convertito la testa. E questo è un RKO. Merda! E mi sta menando con tutte le sue mosse finali, non è giusto. Il sindaco prova ancora a schierare, però l'arbitro è occupato. No! Ops. Ma schienato. Cambio personaggio. Non posso cambiare personaggio. Ah sì, posso cambiare personaggio e prendere un altro. Per continuare a giocare. Quindi il Pasco ha perso la cintura. Bene. È il primo campione, su via. Beh, allora dovresti prendere il sindaco, zio, perché è lui che l'ha schierato. Ok, non mi importa niente del match rating. Va bene, quindi adesso siamo il sindaco, l'eletto, che ha sconfitto il campione. Roba incredibile. Complimenti al sindaco. Ora mio figlio prenderà un botto di mazzate. Non ne frega un cazzo, stasera mi ubriaco o meno. Mi sembra più che giusto. E il sindaco, chiaramente pieno di sé, cerca di schienare Shakov semplicemente con il suo ginocchio e riceve comunque un punto di due, molto vicino. Uccidi qualcuno. Dragon suplex ai danni del cap. Non riesce a liberarsi. Il sindaco, dopo aver eliminato il Pasco, non riesce a fare fuori gli altri campioni. Se la sta prendendo proprio con i due campioni. L'ultimo arrivato, il sindaco. L'ultimo il sindaco è pronto. Attenzione, attenzione, sindaco. No, me lo sta portando via, non vale. Beh, ragazzi, io rimango qua. Cioè, non so voi.
Attenzione, Tommy sta schierando. No, è lati, è uscito dai lati. Io rimango qua. Assurdo, vai da fuori. Shaco comunque ha soltanto la testa ferita. Edo Naruto vola dalla terza corda. Incredibile volo dell'angelo di Edo Naruto. Esattamente. Mostragli come si Tommy fanno boy. La segna. Attenzione. Scissors kick degno di Booker T. Uno, due. No, semplicemente vai là. Ma vai là, ti non è eliminato. No, ancora non è ancora lì che eliminato Tommy Boy. La fatica inizia a farsi sentire. Vailati cerca di eliminare Shakov, non ci riesce. In due che cercano la mossa finale. Ma statevi buoni per una volta. Oh no, cioè ho evitato una mossa finale per peccarne un'altra, va bene. Adesso Ascalock ai danni del sindaco, attenzione. Gli toglie l'aria. Riesce a liberarsi. È inutile. Edo Naruto continua a rimanere in gara. Continua a battersi per Dio e per gli anime, per la sua città di Valtelli, Napoli. Ma adesso tocca a Tommy Boy con una powerbomb. Letale. Questa è la attenzione, fine. Attenzione a Shaco che intanto sta suggendo Vylas. Nell'angolino a destra del vostro schermo. Sono stato schienato un'altra volta. Prendo Tommy Boy. Ti ha schierato. E adesso Tommy Boy continua a schienare. Prova a schienare il capo. Non ce la fa. Anche Edo eliminato. Dopo aver ucciso il Pasco, esce anche il sindaco. E adesso il cap. Ricordiamo chi è rimasto in questa bellissima sfida appassionante, ragazzi. Tommy Boy da Verbania, Edo il sindaco. No. Il capo del West. Aia! Quella fa male. Quella fa male. Dottor Vailati, i nostri contendenti. Attenzione perché sta venendo schierato Shaco. Oh, resiste. Riesce però a liberarsi. Tommy Boy e Dottor Vailati nuovamente tra di loro. Oh no. Dottor Vailati va per una ankle lock ai danni di Tommy Boy. E questo potrebbe essere anche la fine. E invece Tommy Boy resiste e rovescia la mossa. Mio Dio. È una spear. Riesce a coprirlo ancora una volta. Attenzione, riesce a schierare Vylas. Sono un conto di due. Questo è un due. Incredibile. Non è ring, non si vede niente. Bugia, uccidi Vylas. E invece Vylas stavolta è a sua volta in una sottomissione. Una STF. Violenta ma elegante. No, stavolta riesce a sfuggire Vylas. Incredibile. Signore, però il dolore che ognuno di questi lottatori sta subendo è incredibile. In particolare Vylas e Cap sono distrutti. Ah, Tommy non ha più il petto. Attenzione perché schieramento. Cap elimina Shakov, signori. Attenzione. Nel frattempo. Ok, questa non me la ricordavo. Tommy è svenuto mentre stava sospeso in aria. Li rimangono Tommy, Cap. Attenzione, Vylas che fa? Cede? Oh no, riesce a scappare alla mossa. Incredibile. Entra nel ring, zio, entra nel ring, dai. Non si vede niente. Ci sto provando a entrare nel ring, ma mi stanno menando fuori. Sì, giustamente, non ho più caso. Sono tornato adesso. Buttano loro, perfetto. Certo. Andiamo. Adesso si alleano, invece no. Cap continua. Continua il suo assalto. Hesitation dropkick al retto della testa. Letale, preciso, perfetto. Tutto ciò ha dell'incredibile. Una serie di elbow drops. Prepara un salto all'aria al volo. Al vuoto. Un rock and run da parte di Tommy Boy. Attenzione, Tommy Boy va per una 619. Attenzione, è questo il momento per Tommy Boy. Tommy Boy sale sulla terza corda. Attenzione, muoviti Dio. Vabbè, fa fatica, io volevo fare la mossa figa.
E vabbè, cioè non lo vedo arrivare. Che palle, palle. Tutta sta cosa è assurda. Lasciami andare. Au. E poi passo da essere sul tetto del mondo nella merda. Vabbè, fate un attimo Bobis, eh. Vediamo, vediamo cosa combina. Cosa combina adesso? Cap. Cap. La butta via. E un'altra spia. Sarà abbastanza per metterlo KO? Prova. Dos. Non è abbastanza. Cosa bisogna fare per uccidere questa persona? Oh, ecco un'idea. Un bel destro, pum, pure sulla nuca, poi tra le gambe, si fa volare. Cavetta, powerbomb. E pum. Uno. E due. E tre. Vai Lats, eliminato. E tra cap e Tommy. Chi l'avrebbe mai detto? Oh, l'arbitro! Attenzione, incredibile. E chi schiera adesso? Nessuno. Tommy uccide l'arbitro e cambia le regole del gioco, il nichilismo. Certo, da Tommy. Oh, non ci Tommy sono ancora più vivo. Regole. Un'ora carrana. E sono tutti morti. Tommy riesce a mettersi su. Prenderà questa cazzo di cintura. Attenzione, Tommy. Prova lo schieramento ancora una volta. Cap. E uno. E due. No, cap di rialzo, incredibile. Bicchiava il cap, dice alzati, alzati. E Tommy chiaramente si fa prendere dalla rabbia. E si vede tutta la sua rabbia, scusate. Contro l'angolo. Oh no, evita la mossa. No, 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 e dai, no, 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 uffa, l'avevo evitata, che palle. No. Tommy si fa sempre sottomettere. E vince! Tommy si fa sottomettere il titolo! Cap. Oh, il fenomeno! Incredibile, Cap! Il master! Cap! The White! Signori, io non ho... Antonio, ho un cuore infranto, ho fatto veramente schifo, ma che stavamo leggenda. Piango. Ma vedete, Cap riceve la cintura. Lo riguarderà. Tommy Boy, morto, glitter sui suoi pantaloni, sudore sulla sua fronte, lacrime nei suoi occhi. Cap the White è il nuovo campione. Che ha eliminato Vailati, no? Che ha eliminato Vailati. Mio Dio. Complimenti al Cap, comunque. Dai. Si può vedere il sudore sulla sua fronte, la cintura insieme alla sua cintura. Mi è facile da sottomettere, questo va detto, Dio. Però. Mio Dio. Questo va detto con grande forza. Un sigaro farà il bene. Tommy ha perso due finali. Tutto messo. Always the bridesmaid, never the bride. Io faccio altro che sottolineare la realtà, amico. Gente, io veramente ritorno sulla cintura per mostrare il campione, per mostrare il premio in palio. E io con questo direi che vi posso salutare, che vi possiamo salutare. Abbiamo visto la nascita di un torneo e la creazione di un campione e di due campioni. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Chi tornerà? Chi emergerà dall'oscurità? Forse qualcuno di giunesco o pellicciato potrebbe farsi avanti e cercare di vincere l'Arte Settima Championship. Forse colui che ha già vinto anche la Coppa Arte Settima. È tutto da vedere. Ci risentiremo tra due settimane. Con il nostro amatissimo Pasco, ancora una volta grazie mille per essere qua con noi, perché veramente grazie a voi ragazzi, hai reso è stato ancora bellissimo. Più divertente una live che già è stata divertentissima e sono felicissimo della tua prima vittoria come campione inaugurale Arte Settima, più che meritata. Io. E dopodiché questa settimana potete rivedervi con Cap a partire da domani. E noi personalmente ci rivediamo tra una settimana invece con Dark Souls. Continuiamo con il nostro Cap, continuiamo ad Anor Londo.
E io ho perso tutta la mia voce ormai, ragazzi. L'unica cosa che posso dire è veramente grazie a tutti quelli che sono rimasti in chat con noi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e vi amo. Cioè, questo è stato veramente spettacolare. Soprattutto tu, Edo, complimenti, complimenti per esserti battuto molto provato, per aver vinto contro, per aver detronizzato il primo campione. Veramente meritano tutti. Però io con questo direi che posso veramente terminare la live, ragazzi, e vi saluto. Alla prossima settimana, ricordatevi, siate sempre pronti a lottare.